Perugia arriva dal pari col Pontedera nell'infrasettimanale, i Rimini dalla sconfitta col Pineto si trovano di fronte al Romeo Neri, i capitani sono Gigli e Angella. Minuto di raccoglimento in memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e poi si parte. Primo pallone gestito dal Rimini, ma poi è il Perugia subito a rendersi pericoloso in avanti, mette giù Cancellieri, prende splendidamente la mira, ma prima c'era stato un fallo in attacco di Vasquez, tutto fermo, non si può nemmeno parlare di gol annullato. Qui invece il gol è buono perché trova un corridoio centrale straordinario, Christian Kwan porta avanti gli Umbri all'undicesimo minuto, era stato bravo Vasquez pur finendo giù ad aprirgli lo spazio. Kwan trova il primo gol della sua stagione. Poi però ci si ferma perché prende fuoco il materasso del salto in alto posizionato sulla pista atletica a causa di un fumogeno. Partita ferma per 18 minuti. Quando si riprende il Perugia qui si fa cogliere di sorpresa, progressione di Lamesta, non lo ferma nessuno e sul sinistro c'è la deviazione di Gabriele Angella che contribuisce a rendere la traiettoria illeggibile per Adamonis, 1-1, ha pareggiato con questa grande azione personale di Lamesta il Rimini, secondo gol in campionato per l'ex Alessandria. Ancora Rimini con il filtrante di Lamesta per Morra che incrocia il destro, non va in presa Adamonis, si rifugia in angolo, ancora Morra qui su un pallone che gli arriva un po' per caso, si trova la porta davanti, non colpisce bene in questo caso. Bartolomei nel frattempo prende la mira, fa partire una sassata micidiale dai 35 metri, viene sorpreso Colombo anche per l'effetto particolare dato al pallone dall'ex centrocampista di Spezia e Cremonese, è il gol della serata di Paolo Bartolomei che riporta avanti il Perugia con una prodezza balistica. Ancora Perugia con Lisi che si costruisce il tiro, incrocia il destro, va a pochi centimetri dal palo, Rimini però resta sul pezzo e trova il pareggio con questa percussione di Langella e il tap-in di Ubaldi, proteste della difesa ma il gol viene ritenuto buono. Appena entrato dalla panchina fa 2-2 Ubaldi. Ancora Rimini nel finale, Cernigoi sfida la linea difensiva e incrocia, trova la gran risposta di Adamonis che blinda il pari, finisce così 2-2 tra Rimini e Perugia.